Finalmente è arrivato anche nel nostro paese uno dei film più interessanti ed originali del 2016, per fortuna che ci pensa Koch Media a distribuire certe pellicole che altrimenti passerebbero completamente in sordina. Finalmente arriva anche da noi Swiss Army Man, film del 2016 diretto dai Daniels. Debutto assoluto sul grande schermo per questi due giovani registi che ci regalano una pellicola altamente bizzarra, anche perché, voglio dire, con quale altro aggettivo si può descrivere la storia del naufrago Hank, interpretato da Paul Dano, che un bel giorno inizia un rapporto d'amicizia con il cadavere di Manny, interpretato da Daniel Radcliffe. Apparentemente uno stravagante mix tra Castaway e Weekend con il morto, quasi sciocco ad una prima e più superficiale analisi. In realtà è un film meravigliosamente sorprendente non appena si inizia a toglierne la scorza. Swiss Army Man è a tutti gli effetti una favola moderna, rielaborata di continuo, incentrata sull'effetto sorpresa. Già dalle premesse, la pellicola si pone come obiettivo quello di spiazzarci continuamente con repentini cambi di rotta, integrando la commedia elementare con situazioni decisamente surreali, un viaggio dell'eroe atipico, un film frutto della mente esuberante di cineasti che virano in territori inesplorati, proponendo un'originalità rara di questi tempi. Non peraltro il duo Paul Dano e Daniel Radcliffe non si è fatto sfuggire questa occasione, dando il massimo per rendere al meglio una idea di base maledettamente intrigante. Viene sfruttato l'espediente del viaggio verso casa per proporci un viaggio di ricerca interiore, vissuto attraverso una delle amicizie più strane di sempre. Non peraltro, infatti, il tutto è ambientato quasi esclusivamente in mezzo a un bosco, il luogo che per eccellenza è utilizzato per la ricerca di se stessi. E saranno i frutti di questo strano rapporto a maturare in un'amara ma affascinante riflessione su diversi temi come l'amore, la vita o anche a tutta quella serie di paletti che la società moderna ci impone e che, in un modo o nell'altro, influenzano almeno il 99% del nostro comportamento. Manny è un cadavere completamente svuotato dalla vita, non ha più nessun ricordo di essa e sarà compito di Hank rieducarlo. Eppure sarà proprio questa sua neutralità da cadavere ad essere l'arma vincente, perché così facendo può giudicare da spettatore esterno tutta quella serie di elementi, tabù compresi, che ti fanno sentire davvero vivo e che in qualche modo creano un cortocircuito con le restrizioni societarie. Sogno, fantasia, libero arbitrio, orizzonti abbattuti, giochi infantili. Elementi messi in scena che mescolati rendono più vero del vero un legame d'amicizia dalla tridimensionalità unica. Nessun passaggio qui è fuori posto. Il film contiene un percorso completamente circolare, uno svolgimento impeccabile che ci porta a sorvolare la comicità spiccia approssimativa volutamente caricata per cogliere ogni singola sfumatura del rapporto che si crea, si evolve e si consuma all'interno della vicenda. Cosa ci rende vivi? Cosa rappresenta la vita per noi? Qual è la nostra idea di morte? Come abbattere certe convinzioni? Come reinterpretarle? Cosa ci spinge ad andare avanti o a tirarci indietro di fronte ad ostacoli che dipingono e scuotono la nostra esistenza? La maniera più efficace per rispondere a queste domande è attraverso uno sguardo disimpegnato, gioioso, pieno di energia, una scarica di adrenalina firmata Daniels. I Daniels danno libero sfogo alla fantasia, quella fantasia che non conosce freni, non conosce limiti, non conosce pudore e non conosce buon senso. I due costruiscono un mondo magico nel quale un cadavere può parlare, ma può anche utilizzare le proprie scoregge per cavalcare le onde del mare. Tutti fatti coerenti con la realtà che ci viene proposta, proprio perché si tratta di una realtà filtrata attraverso il mondo dell'immaginazione, un mondo che non conosce né limiti né confini. Un mondo nel quale è possibile sognare feste a base di alcol e musica o viaggi in autobus, i cui materiali di costruzione arrivano direttamente dalla spazzatura, inutile nel mondo civilizzato, estremamente importante nel mondo di Hank e Manny. Un modo originale per dire che l'odierna società getta via i sogni, però è anche vero che sognare aiuta a vivere. Ecco perché i due amici imparano molto da queste simulazioni. Uno impara la vita, ma l'altro impara a vivere. Una lezione esemplare che ci spinge a rivalutare il film non per quello che è, ma per quello che propone tra le sottili righe del dramma bilanciato a dovere. Una caratterizzazione che esplode, rivoltando ogni singolo squarcio della location selvaggia. Non è un paese per vecchi, è il caso di dire. È il regno dell'esuberanza, un delirio che non si tiene a bada, con un timbro ballerino che si fa fatica a comprendere. Anche perché la sceneggiatura ha la piena intenzione di rimanere sospesa sul vago, non pienamente definito,
finita, persa nel bizzarro mondo che abbiamo imparato a conoscere. I due registi, nonostante il tono da commedia della pellicola, non cedono mai alla faciloneria. Attraverso un occhio grottesco i due sperimentano tematicamente, ma sperimentano anche visivamente, regalandoci delle stupende sequenze delicatamente composte, sempre in bilico tra realtà e fantasia, nonché catalizzatrici di gioie e dolori. Il tutto narrato attraverso una tecnica sopraffina nella quale anche lo stesso montaggio possiede una sua vera e vibrante vitalità. Un altro aspetto da tenere in considerazione è la componente musicale, inaspettata, vibrante come poche altre pellicole in circolazione, capace di intervenire senza chiedere il permesso, con una forza trascinante che colpisce in pieno viso sia noi che gli attori in scena. Dano e Radcliffe che cantano a cappella mentre ridono, piangono, annaspano, faticano a proseguire nella avventura, si sostengono a vicenda, è un vero spettacolo che affascina già dai primissimi minuti. La paritura di fondo che potenzia le voci calde dei protagonisti per un risultato mozzafiato. Qui non viene proprio tralasciato nulla. Noi ci animiamo e vogliamo divorare ogni stimolo visivo e sonoro rilasciato dai Daniels. Swiss Army Man è un film di avventura originale e fuori dagli schemi, una pellicola da sorrisi agrodolci che ci fa capire che la vera avventura sia la vita stessa con i suoi alti e bassi, ma anche con tutte le sue sfumature, colorate o grigie che siano, e che per imparare a vivere davvero basterebbe semplicemente analizzare le restrizioni della società da un punto di vista neutrale per capire che molte volte sono delle robe molto sciocche.